La sconfitta esterna in quel di Capistrello non ha prodotto effetti devastanti per le ambizioni playoff della Virtus Cupello, visto che anche le dirette rivali non hanno fatto molto meglio. Tra questi il 2000 Calcio Montesilvano, avversaria odierna dei rossoblù di Carlucci, che vanta gli stessi punti in classifica e lo stesso destino relativamente all'ultimo impegno in campionato, con la sconfitta interna ad opera del Penne, che induce i ragazzi di mister Antignani ad un pronto riscatto. Stessi obiettivi dei padroni di casa, considerando che i tre punti con una rivale che può ambire agli stessi obiettivi valgono doppio. E di Vincenzo ad essere impegnato per primo, anche se il tentativo di Lupinetti da buona posizione è piuttosto prevedibile. Scampato il pericolo, la truppa rosso-blu va a segno al primo affondo significativo dalle parti di Ubertini, che al nono deve capitolare per opera del funambolico Colitto, che riceve da Cosimo Margagliotti, si accentra dalla destra, elude la sorveglianza di Barbarossa e sorprende l'estremo rivale sul primo palo. La reazione del Montesilvano non si fa attendere, anche se gli affondi di Samaciccia, Maiorani e Besim Maloku rimangono infruttuosi grazie anche all'estrema reattività di Di Vincenzo, ma denotano una vivacità del reparto d'assalto di mister Antignani, premiato infine al 23esimo anche se con modalità che lasciano perplessi i padroni di casa e gli spettatori presenti in tribuna. Il signor Pellegrino di Teramo sanziona l'uscita di Di Vincenzo su Lupinetti e indica il dischetto del rigore. Alla battuta va il bomber Petito, che ristabilisce il risultato di parità. La Virtus non ci sta e prova subito a ritornare avanti con il solito Colitto, che stavolta spedisce di pochissimo oltre il palo più lontano, poco oltre la mezz'ora di gioco, e Conte a tentare la sortita su palla inattiva con la barriera che si apre come una scatoletta di tonno e Ubertini è costretto ad un intervento difficoltoso, altrimenti di ordinaria amministrazione. Le ultime cartucce del primo atto spettano al Montesilvano, che sfiora il sorpasso con Besim Maloku, che impegna il reattivo di Vincenzo, provvidenziale per salvare l'incrocio dei pali alla sua destra, prima del rientro negli spogliatoi, indecisione della terna arbitrale che segnala in sensibile ritardo una posizione irregolare degli avanti ospiti, scatenando le ire del pubblico di fede rossoblù. Il riavvio dei giochi è a dir poco scoppiettante, con due deflagrazioni nei primi 4 minuti di gioco, ne passano soltanto due e la Virtus torna avanti con Felice, lo specialista delle palle inattive, che anticipa tutti sul traversone da fermo di Tafili e spedisce in fondo al sacco. In questo caso è la squadra di mister Antignani a protestare per una presunta posizione irregolare, non ravvisata in ogni caso dal direttore di gara. Ma la stessa è destinata a riservare altre e copiose emozioni, a cominciare dal quarto, che sancisce il nuovo pari della truppa pescarese, a segno ancora con Petito, che stavolta approfitta di una dormita collettiva della distratta difesa rosso-blu e del buon lavoro propedeutico di Marrone e Maiorani. La Virtus reagisce prontamente anche se le offensive di Tafili e Zinni non sortiscono effetti particolarmente benefici, e anzi il Montesilvano a firmare il sorpasso con Marrone, che entra nel tabellino marcatori approfittando di un nuovo letargo della difesa virtussina sullo spiovente da fermo di Maiorani. Mister Carlucci opera una serie di cambi per cercare di raddrizzare il risultato improvvisamente compromesso, e al 33esimo c'è un episodio contestato con i locali che invocano il penalty, ma con il direttore di gara che non è della stessa opinione. A ridosso del 90esimo segnaliamo il rosso riservato ad un dirigente ospite e in extra time la gara torna in parità grazie ad un penalty che stavolta viene assegnato ai locali a causa di un tocco di mano in area di Maiorani. Il neo entrato Nicolò Margagliotti è glaciale dagli 11 metri e fissa il risultato sul definitivo 3-3, precedendo di un istante il triplice fischio che segnala la cessazione delle attività. Con mister Antignani squalificato ai nostri microfoni il preparatore dei portieri Paolo Bordoni. Oggi un pareggio pirotecnico, continui capovolgimenti di fronte a livello di risultato. Qualche rammarico sicuramente ci può essere, perché prendere gol all'ultimo minuto, però alla fin fine il risultato credo sia giusto. Ma diciamo che il risultato può anche essere giusto, anche se noi nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni importanti dove il portiere ha fatto 2 o 3 belle parate. Poi è normale, le partite finiscono, secondo me, al 90esimo, questa è finita al 50esimo 30 secondi dopo 4 minuti di recupero. Anche lì ci sarebbe un po' da vedere come mai l'arbitro è andato così lungo. Però alla fine raccogliamo un punto importante per il nostro campionato, che ci permette di affrontare la prossima partita in casa con una certa serenità. Mister Carlucci, è un risultato che lascia l'amaro in bocca al mister avversario, perché subire gol all'ultimo, ovviamente pregustando la vittoria, è un po' amaro digerire, però il risultato alla fine è giusto secondo me.
Sì, sono d'accordo. Noi siamo andati due volte in vantaggio e paradossalmente nel momento in cui andavamo in vantaggio subivamo subito la rete del pareggio, perché non riusciamo a stare sempre in partita concentrati con quella cattiveria che hanno avuto loro. Poi secondo me al 93esimo, quando abbiamo preso il rigore, perché comunque ci sono stati diversi cambi loro durante il recupero, quindi il recupero è stato allungato, loro si sono abbassati nell'area di rigore loro e un rimpallo ha colpito con la mano un avversario, e quindi poi giustamente, come diceva, secondo me il pareggio è giusto.